Le critiche innanzitutto sono critiche nella sostanza della composizione di questo governo, che è fatto tra i due peggiori nemici del corso dell'attuale legislatura, che si sono coperti di offese, di improperi, che si sono detestati con forza e che però alla prima occasione hanno deciso di mettersi insieme per salvaguardare evidentemente degli interessi che noi non comprendiamo e che riteniamo gli italiani non comprendano. Poi vedremo all'opera questo governo composto in questa maniera così strana, vedremo che cosa sarà di fare, Io mi limito a registrare che la parola imprese non compare nell'accordo che connota questo governo. Hanno dimenticato le imprese, hanno evidentemente dimenticato anche le famiglie, perché ipotizzare di tassare le merendine significa non capire che tutte le famiglie italiane sono in grado di nutrire i propri figli con estratto di clorofilla o radice di zenzero, ma che usano le merendine. Quindi mi sembra che abbiamo cominciato con ipotesi di provvedimenti assurdi, lontani dalla realtà della vita degli italiani. Speriamo che naturalmente rinsaviscano e comincino a scoprire la concretezza dell'azione di governo. Lo dico sperandolo come cittadina italiana. Noi non vogliamo che il nostro paese continui a perdere tempo, come ha perso tempo con il governo giallo-verde. Non vogliamo che l'Italia rimanga zavorrata ai propri limiti, vogliamo che cresca. E il nostro lavoro di opposizione, come la sappiamo fare noi di Forza Italia, un lavoro di opposizione sui temi concreti, sarà sicuramente per fare in modo che questo governo non produca provvedimenti assurdi, suicidi per il nostro paese e provi invece a fare qualcosa di buono.